Donatella, tu hai un'esperienza di assoluto rilievo come narratrice di natura, di mare in particolare, argomento a me molto caro. Ora sei diventata una stakeholder. Che ti viene da dire, visto quello che stiamo facendo e i suggerimenti che puoi darci? Grazie direttore Grimaldi, grazie, buongiorno signor ministro, grazie ad Union Camere. Io conosco molto bene il lavoro di indagine puntuale di Union Camere, lo seguo da anni anche per quello, soprattutto per quello che attiene alla blue economy. Ora, oggi vedendo questi dati, naturalmente ho fatto alcune riflessioni. Prima però davvero vorrei ringraziare il Ministero dell'Ambiente e Union Camere per questo lavoro, per aver finalmente fatto i conti in tasca all'ambiente. Questi erano dati, erano elementi che mancavano, mancavano anche in un dibattito a cui si è fatto riferimento prima. Pensavo che almeno qui valesse la regola prima le donne, invece no, Oh, ti ho parlo per fatto ultima. concludere, io prima. Mi hai fatto Poi dopo. concludere, grazie. Grazie, così come ringrazio Orsini naturalmente del complimento sul panda e naturalmente a me il compito a questo punto di darvi soltanto alcuni spunti, alcune riflessioni che io ho segnato seguendo i lavori di questa mattina. Intanto queste 68.000 imprese, Presidente Dardanello, mi piacerebbe sapere qual è la tenuta delle imprese nei parchi in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando. Secondo me dovrebbe essere un dato positivo rispetto ad una situazione generale veramente drammatica. Immagino che i parchi quindi possano rappresentare una grande opportunità, una grande occasione, così come immagino che questi dati siano risibili rispetto a quello che è il grande potenziale di questo mondo dei parchi e delle aree protette. Mi ha colpito molto vedere che il 40% di incidenza delle imprese femminili mi riporta proprio a casa, alle Cinque Terre, il Parco Nazionale delle Cinque Terre, così come mi ha colpito vedere che il podio per la maggiore incidenza di imprese giovanili è in Aspromonte. Questi, vedete, sono elementi che secondo me saranno veramente utili ai fini di una riflessione importante che andrà fatta. Il sistema dei parchi, secondo me, delle aree marine protette, rappresenta una storia istituzionale di grande, grandissimo successo, un esempio di cultura e conservazione che ci ha avvicinato finalmente al contesto nazionale. Le aree protette in Italia, in questo paese così martoriato ultimamente, hanno svolto un ruolo straordinario di presidio del territorio, lo abbiamo sentito, è stato detto, difendendo gli habitat, i paesaggi, le tradizioni che altrimenti si sarebbero disperse. Anche questo, secondo me, ha un valore, è quel valore a cui facciamo riferimento come WWF quando parliamo di capitale naturale, che non può essere invisibile all'economia, come è accaduto finora, ed è per questo che saluto con soddisfazione anche nel collegato ambiente l'articolo 30 che istituisce finalmente all'interno della legge di stabilità il Comitato Nazionale sul Capitale Naturale e sarà inserito anche ovviamente nel processo di programmazione economico nazionale. Anche questo è un passo importante, così come lo è questa indagine. Un'indagine che chiaramente non si può fermare qui, non può finire qui il lavoro di Union Camere e questo rapporto. Questo secondo me è davvero solo un inizio, perché da questi elementi possiamo capire e dimostrare quanto sia importante questo sistema. Oggi pretendiamo però che le aree protette vadano oltre quella che è la conservazione. Fino a qualche anno fa, quando io parlavo di effetto parco, mi riferivo soprattutto a quello che era il ripopolamento nelle aree marine protette, a quello che era il recupero di biodiversità, di ambiente. Oggi parliamo invece di effetto parco in termini economici, perché pretendiamo appunto che le aree protette vadano oltre la conservazione, ma al tempo stesso gli enti che li compongono non attuano gli strumenti che si sono dati per innescare politiche di sviluppo, che riescano a coniugare la conservazione appunto e lo sviluppo. È necessario quindi, secondo me, uscire da una situazione di estrema difficoltà nella quale si trova il sistema, facendo quello che si deve fare, a iniziare per esempio, lo dico al signor Ministro che è qui presente, dalle nomine dei consigli direttivi degli enti parco, che sono da troppo tempo ormai ferme al Ministero. Non procedere a queste nomine, peraltro con designazioni già richieste e ottenute, significa negare ai parchi la possibilità di agire in maniera ordinaria, normale.
Il Ministero ha avuto il grande pregio di aver salvato l'economia dei parchi, di aver in qualche modo difeso la loro economia, ma non è riuscito ad arginare le problematiche invece delle procedure di spesa che in certi casi si rivelano ancora oggi capestro. E poi non posso non ricordare che le aree marine protette non godono nemmeno di questo sistema di garanzia che è stato costruito intorno alle aree protette terrestri, e questo secondo me è paradossale, a maggior ragione riprendendo quell'elemento che ho sentito prima nella descrizione di questo rapporto. Quando si parla di aree marine protette, quando si parla di blue economy, parliamo del cuore della blue economy, di tutto quello che all'interno di queste aree marine protette può ancora sviluppare in termini di economia, di imprese. È chiaro che la blue economy non può prescindere dallo sviluppo di nuove aree marine protette, ma prima di tutto è necessario mettere in funzione, far sopravvivere, vivere le esistenti, creando probabilmente nuovi strumenti, cercando anche delle nuove sinergie, difendendo questo che è un grandissimo patrimonio, lo abbiamo sentito anche oggi, finalmente con dei numeri certi, ed è per questo che assieme alle altre associazioni ambientaliste e a tutti i partner che sono qui io mi unisco, come dire, con quella sorta di speranza e di fiducia perché da questo momento in poi le cose prendano la strada giusta, una strada che, se non vogliamo davvero vanificare tutto quello che contiene questo rapporto, deve necessariamente trovare un indirizzo, una rotta, un cammino. Grazie.